Gobbolino e il cavallino di legno. In una bella sera di tarda estate, Gobbolino, il gatto di casa, giocava sugli scalini della sua dolce dimora, ascoltando i rumori familiari della fattoria. Sono proprio fortunato a vivere in questa casa, pensava, e dire che non me lo merito perché quando sono nato ero il gatto di una strega. Il sole era ormai una sottile linea rossa dietro le montagne imporporate e stava per tramontare del tutto quando un vecchio gufo sorvolò silenziosamente il viottolo e lasciò cadere una foglia sugli scalini della fattoria. Il gattino alzò la zampa per acchiapparla e alla luce degli ultimi raggi di sole vide che in trasparenza si leggeva: «Ti prego, fratello, aiutami, ti prego!» Gobbolino trattenne il fiato. Un solo essere al mondo poteva chiamarlo fratello ed era la sua sorellina Sutica. Gobbolino rabbrividì al ricordo dei suoi primi mesi di vita sulla montagna tempestosa, quando era ancora un gatto di strega. Allora aveva tanto desiderato andarsene per diventare un semplice gatto di casa. Invece Sutica imparava volentieri a fare gli incantesimi e a giocare brutti tiri alla gente. Cosa poteva esserle capitato di tanto grave da indurla a chiedere il suo aiuto? Per tutta la notte quel messaggio tormentò Gobbolino, che al mattino prese la decisione di lasciare la fattoria e di correre in aiuto della sorella. Gli si spezzava il cuore a doversene andare. Ma alle 7 in punto sgattaiolò silenziosamente sull'aia e si incamminò verso la montagna tempestosa. Le montagne erano molto lontane e Gobbolino camminava già da parecchio tempo quando si imbatté in un cavallino di legno che pascolava in una radura verde. Si salutarono e poi Gobbolino domandò al cavallino se si stava riposando dopo un lungo viaggio. Io abito qui vicino con zio Poldo, il giocattolaio, e con sua moglie. Pensi che il tuo padrone mi permetterebbe di passare la notte da voi? Chiese Gobbolino. Sono molto stanco e non ho mangiato nulla in tutto il giorno. Saltami in groppa e ti porterò subito a casa. Sono sicuro che la mia padrona ti darà qualcosa di buono da mangiare e un posticino dove dormire. Gobbolino non se lo fece dire due volte, saltò in groppa al suo nuovo amico e poco dopo arrivarono a una casa dipinta di bianco. Un anziano uomo dallo sguardo dolce e una donna dal viso roseo stavano prendendo il tè. Sorrisero contenti quando videro tornare il cavallino di legno e dopo pochi minuti Gobbolino aveva davanti a sé una scodella di latte cremoso e un cuscino vicino al fuoco. Ristorato, si dispose a raccontare la sua storia. Raccontò che stava andando alla montagna tempestosa in cerca di sua sorella Sutica, la gattina di strega. «Tua sorella è la gattina di una strega?» chiese la donna con raccapriccio. «E tu allora cosa sei?» «Io sono un gatto di casa», spiegò Gobbolino con sussiego. «Mi sembri proprio un buon gatto», disse lo zio Poldo. «E ha bisogno del mio aiuto», soggiunse il cavallino di legno. «Perciò andrò con lui fino alla piana per indicargli la strada». Lo zio Poldo e sua moglie furono d'accordo e il mattino seguente, di buon'ora, i due amici si misero in cammino attraverso la foresta. Gobbolino trotterellò finché il cavallino di legno lo convinse a montargli in groppa. A un certo punto gli alberi cominciarono a diradare. La montagna tempestosa non era lontana. «Ci arriverò per stasera», disse Gobbolino al suo amico che trottava veloce. Raggiunsero un ruscello e stavano per accingersi a bere quando Gobbolino udì uno strano suono in lontananza. «Sembra un lamento di uccelli selvatici», disse. «Tu lo senti?» Il cavallino di legno alzò il capo e annusò l'aria. «Lo sento! E credo che faremmo meglio a tornare nel bosco più presto che possiamo». «Come? Proprio ora che abbiamo fatto più della metà del cammino», fece Gobbolino costernato.
Intanto il cavallino di legno era balzato in piedi e tendeva le orecchie verso est. Ti ripeto che la cosa migliore da fare è tornare indietro, ripeté. Ma di che cosa hai paura? Chiese Gobbolino che non capiva. Potrebbero essere cani. Cani? Miagolò Gobbolino col pelo irto. Si acquattarono entrambi attenti a ogni minimo rumore, ma udirono solo il trillo delle allodole, il gorgoglio dell'acqua e il cinguettio di un uccello acquatico. Beh, se voglio arrivare alla montagna prima del tramonto bisogna che mi avvii, disse Gobbolino. E tu, amico mio, torna a casa. Dobbiamo separarci. Bene, Gobbolino, come vuoi. Torno a casa. Ti auguro buona fortuna e soprattutto che tu non incappi in nessun pericolo, perché io ho paura che ci sia un pericolo in giro. Gobbolino ringraziò più volte il cavallino per il suo aiuto. Poi, con le lacrime agli occhi, i due amici si separarono. Gobbolino camminò ancora per un'ora, poi udì di nuovo quello strano rumore. Erano i latrati di una muta di cani. Il cuore gli batteva forte e Gobbolino affrettò il passo. La muta di cani avanzava nella pianura e intorno non c'era né una roccia né un albero dietro cui nascondersi. Vide davanti a sé un villaggio e corse nella speranza di potervi trovare rifugio prima di venire raggiunto dai cani. Ansimando di terrore, Gobbolino volò per la pianura mentre i latrati dei cani si facevano sempre più vicini. Ad un tratto udì altri suoni, uno sbatacchiare, uno zoccolare che lo inseguiva con dei nitriti e dei brontolii. Gobbolino stava per svenire dal terrore quando una voce familiare gli ansimò all'orecchio. Salta su, Gobbolino! Monta, ti dico, monta! Il cavallino di legno gli passò vicino al galoppo e con un balzo disperato Gobbolino saltò in sella e gli si afferrò stretto. Corsero via come un lampo mentre i cani si avvicinavano sempre più. Mettimi giù, correrò accanto a te, pregò Gobbolino, ma anche così non riuscivano a distanziare i cani. Erano ormai allo stremo delle forze e stavano per arrendersi quando arrivarono davanti al cancello di una vecchia chiesa. Si infilarono dentro e si trovarono in un cimitero deserto.